fugassa abbiamo bisogno di 500 g di farina 0, 150 g di burro, 4 uova, un tuorlo, una bustina di lievito di birra in polvere, un limone, latte quanto basta e del sale. Mentre per la nostra granella abbiamo bisogno di 50 g di mandorle dolci, 50 g di granella di zucchero e un albume. Allora, innanzitutto prendete 150 g di farina, la bustina di lievito e il latte a temperatura ambiente. Uniteli o in planetaria oppure amalgamandoli con le mani. Amalgamate fino ad ottenere un impasto morbido e non appiccicoso, regolandovi di latte o di farina. Dopodiché prendete il vostro impasto, riponetelo in una terrina e abbiate cura di coprire il tutto con un panno umido per evitare che l'impasto si secchi e lasciate riposare in un luogo chiuso per circa un'ora, un'ora e mezza. Scorsa un'ora tirate fuori l'impasto e lo rimettete in planetaria, oppure se non lo state facendo con la planetaria, lo rimettete l'impasto con le mani, cioè impastate di nuovo con le mani. Poi all'impasto aggiungete 75 g di burro a cubettini, 2 uova più un tuorlo e l'albume dell'uovo in più, tenetelo perché serve per la glassa, e 150 g di farina. Dopo aver lavorato pochissimo l'impasto con le mani, tolto dalla planetaria, lo rimettiamo a lievitare. Sempre, sempre con un panno umido. Tirate fuori il vostro impasto dalla ciotola, infarinate il piano di lavoro sotto e cominciate un po' a lavorarlo. Dopo averla lavorata, date una forma che più desiderate. Una volta messo l'impasto nel nostro stampo, dobbiamo fargli una croce sopra, prima dell'ultima lievitazione. Dopodiché lo lasciate così, senza tovagliolo sopra, senza torcione sopra, e lo riponete in un posto al chiuso per lasciarlo lievitare un'altra ora. Nel frattempo, finché aspettiamo che l'impasto lieviti, prendiamo un albume, 50 g di mandorle e 50 g di granella di zucchero e cominciamo a fare la glassa. Innanzitutto, montiamo a neve l'albume. E in questo composto di albume sbattuto a neve ferma aggiungiamo la granella di mandorle, la granella di zucchero. E amalgamiamo il tutto dal basso verso l'alto. Adesso, con l'aiuto di un cucchiaio, andiamo a mettere sopra la nostra fugassa il composto che abbiamo appena fatto. Ora, quando avete steso la glassa, potete decorare la vostra fugassa a piacere, o se no lasciarla anche senza decorazioni. Ecco qua la nostra decorazione della nostra fugassa e ora inforniamola per 50 minuti a forno ventilato preriscaldato a 180 gradi con la griglia del forno
nel livello inferiore. I 50 minuti con l'aiuto di uno stuzzicadente andate a bucare la vostra fugassa e se lo stuzzicadente risulterà asciutto e senza nessun pezzo di impasto vuol dire che sarà cotta. E ora la nostra fugassa è pronta.